Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Pokémon XD. Allora signori, scusateci per la nostra assenza, o quantomeno per la mia assenza, perché io e il signor Lorenzo non ci siamo veramente visti per 2 settimane e quindi possiamo riprendere solo oggi le registrazioni. Comunque, continuiamo Pokémon XD Tempesta Oscura. Ci eravamo lasciati qui, in questa piccola stanza. A proposito dell'associazione Crypto, Lily, a che punto siamo con i dati del CD-ROM che abbiamo riportato dal loro laboratorio? Ah sì, ho chiesto a Datan di analizzare quel CD-ROM. Penso che ormai sia a buon punto. Nonnino, potresti andare al piano di sopra a chiedere a Datan a che punto è? Ti ricordi, no? Datan è quell'uomo che sta nella stanza accanto a quella del direttore. Prima stava analizzando i dati per il purificatore. Il fratellone è stanco, ci va Giovi! Oh, lascia stare, Giovi, è una cosa importante questa. Povera bambina. E comunque, a quanto pare, non la ferma nessuna. Ah, vedere Giovi e la sua energia mi fa sentire nuovamente a casa. Cosa ci sarà su quel CD-ROM? Giovi è una bambina incontenibile. Per favore, Lin, vai a domandare a Data nell'ufficio di sopra a che punto è. Sì, andiamo, ma delle sorelle alla fine più piccole non ci si può mai fidare. Saliamo, yopla. Comunque, speriamo di trovare veramente qualche informazione importante, perché per ora il Team Crypto continua a dilagare con i suoi Pokémon Ombra. A noi non è che ci duole la cosa perché possiamo catturare nuovi Pokémon, però... Data non è quel tipo che sta sempre qui davanti al computer? Strano, dove sarà andato? Oh mio Dio, Datan, chi ti ha visto? A quanto pare adesso inizierà il travaglio per l'Istituto Pokémon per cercare Datan. Ah, c'è un nuovo TG a quanto pare. Vediamo un po'. Questo è il notiziario OMS. Questa è la storia di un uomo che lavora in uno degli edifici simboli di Sulfuria, il Grande Mulino a Vento. L'uomo è molto conosciuto per la sua cantilena. Ho girato questi ingranaggi per 35 lunghi anni senza accusar malanni. Tuttavia, secondo alcune fonti, si tratterebbe di un'esagerazione bella e buona. Il periodo di tempo non supererebbe 5 anni. Chiedere chiarimenti all'uomo è risultato del tutto inutile perché si ostina a ripetere: ho girato questi ingranaggi per 35 lunghi anni senza accusar malanni. L'OMS si impegna a seguire il caso fino a quando non verrà svelato il mistero. Spendono soldi per questi servizi molto interessanti. Sta diventando un po' come Studio Aperto d'Italia 1. Guardate, ormai è finito tra i pettegolezzi e non se ne può più. Chi? Datan? Fammi pensare, è andato al piano di sotto prima, aveva uno sguardo disperato. Oh mamma mia, poverino, chissà che avrà scoperto. Oh mamma mia, le cose si mettono male, signori. Molto male. Oddio, il travaglio continua. Dove sarà andato? Nelle nostre stanze non c'è, per fortuna. Qui neanche. Non è, almeno che non sia una bella ragazza, no, non penso proprio. Sì, sicuramente sarà andato a parlare con Germano e company. Sicuramente, quindi ritorniamo lì. Ottimo. E vediamo un po' se sta parlando con il nostro caro amato professore. No, o forse sì. Lily sta lì ad aspettarci. Ehi, Nin, stai facendo grandi cose. Hai lasciato anche gli adulti senza parole. Potresti diventare un tuo fan. Se mi dovesse rapire, bla 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 bla. Segretaria. Ma dove sarà andato? Scusa, aveva detto che scendeva. Andiamo un po' a destra. Vediamo un po' se sta qui dentro. Anche se non penso. Ma non è che questo qui? Mi hai concedi per... No, neanche lui. Beh, la persona che stava al computer. No. Ah, eccolo. Sei sicuro? No, questo è soltanto il tutorial sui Pokémon Ombra. Quel vecchietto lì con il cappello? No, non penso sia neanche lui. Datan, dove sei? Accidenti, dove sei? E stava qui, infatti, Datan. Poverino. Anche Giovi lo sta cercando senza successo. Ma si è andato a nascondere da qualche parte, a quanto pare. Ma quel signore comunque ci aveva detto che stava scendendo. Quindi se stava scendendo, scendiamo di qua. Ancora. E forse dobbiamo andare a avvertire Lily e il professor Germano che non si trova. Chissà, perché io qui non lo vedo da nessuna parte. Come stanno i tuoi Pokémon? No, vabbè, anche questa è una perdita di tempo. Quindi, rientriamo. Perfetto. E, opla. Pian pianino, pian pianino, pian pianino. Perfetto, signori. Scusatemi per questa piccola... È entrata mia madre, non vi preoccupate. Ho visto Datan che si precipitava fuori dall'istituto con lo sguardo sconsolato. Cos'è successo? Comunque questa cosa non è molto intuitiva, che uno deve andare a parlare anche ad una persona strana. Ma chi lo sa, fuori dall'istituto comunque dobbiamo andare. Scendiamo giù? Chissà, magari se la sarà data a gambe o è una spia, non lo so, del Team Crypto. Chi lo sa?
Istituto Pokémon, Porto Pontipoli, Villaggio Sofono. No, questo è veramente sparito. Chi lo sa, signori, dove sarà andato? Forse all'ufficio del dottor Caminco? No, non penso proprio, quindi restiamo all'istituto. Perché qui non si trova veramente. Giriamo a questo punto agli angoli, proviamo ad andare qui a destra. Eccolo qui! Ma che sta facendo? Ah, mi dispiace, professore! Ah, sei tu, Nin! Mi hai fatto prendere uno spavento! Il CD-ROM è altamente protetto, ci vorrebbe una persona di grande talento per riuscire a penetrare i sistemi di sicurezza. Hai detto una persona di grande talento? Germano! Eccola qui. Ah, mi dispiace, professore! Non importa, se una persona di grande talento è ciò di cui abbiamo bisogno, allora forse è una soluzione. E chi sarebbe questa persona? Non mi dispiace di doverlo chiedere a te, ma potresti portare questo CD-ROM all'OMS Sulfuria? Datan, dai il CD-ROM a Nin, per favore. Sì, subito. A quanto pare ci hanno scaricato subito l'incarico. Tutti conoscono l'OMS come rete televisiva, ma in realtà è molto più che una televisione. I fondatori dell'OMS sono coloro che 5 anni fa aiutarono a sventare la cospirazione dell'associazione Crypto. Porta quel CD-ROM a Net dell'OMS. È il braccio destro di Dan, il manager dell'OMS. Sono sicuro che lui sarà in grado di decifrare i dati di quel CD-ROM. Perfetto, signori. Prossima destinazione Sulfuria. E oltre il villaggio Sofo, sii prudente, è un viaggio lungo e difficile. Speriamo che la strada non sia accidentata, signori. Con il nostro scooterino potremo avere problemi lungo il viaggio. Vediamo un po'. Dirigiamoci subito alla nuova città, Sulfuria. Eccoci con il nostro mitico scooter. No. Oh mamma. Una città a quanto pare incavata nella roccia, ma senti subito il motivetto accattivante. Sentite un po'. No, questi motivetti alla fine ti fanno ricordare veramente le città benissimo, come anche nei giochi di Pokémon. Laila, fermati, aspettami! Starà rincorrendo un cagnolino? O forse fa una gara di... Ma che sta succedendo, scusate? Che hai in mano? Gasp! Accidenti, chi sarà mai? Laila, ferma, aspettami! Ma questi qua sono tutti di fretta, chissà. Scusatemi signori per questa ennesima interruzione, ma oggi sembra quasi che non riusciamo a registrare. Veramente un'interruzione dopo l'altra. Ma chi è questo tipo? Ed ecco Laila che sfrecce come un uragano una ragazza impegnata. Che succede ragazzino? Perché mi fissi in quel modo? Non sai chi sono io? Sono Franco, il guardiano di Sulfuria. I tuoi occhi mi dicono che non vedi l'ora di lottare con me. Se è ciò che vuoi, io sono qui. Bene, allora ti faccio vedere che cosa significa essere Franco, il guardiano di Sulfuria. Mamma mia, che persone che incontriamo oggi. Oddio, guardate che tipo. Franco malvivente. Ha una tuta aderente, guardate, oscena. Un Ralts. Beh, si vede che rispecchia la moda giapponese, perché proprio i giapponesi in quanto a moda, dopo Gangnam Style nel video, quei ceffi, soprattutto quello là color giallo, oddio, una cosa oscena. Comunque, vediamo un po'. E non possiamo fare un granché, comunque. Usiamo... sì, Giga Assorbimento su Snubbull e Tono Shock su Ralts. Di mosse super efficaci purtroppo non ne abbiamo, ecco. Ralts ha anche Assorbivolt. Quindi possiamo contare solo sul Giga Assorbimento di Nuzleaf. Ottimo! Almeno abbiamo inflitto pesanti danni. Poi gli altri membri della nostra squadra li faremo, non vi preoccupate, salire di livello a turno. Facciamo tanto questo Nuzleaf è al 20, adesso ci regoliamo anche di conseguenza. Ecco, non è molto efficace per fortuna morso, perché stando anche noi di tipo buio ce la caviamo. Quindi un altro giga assorbimento e adesso un bel morso su Ralts, che era anche super efficace. Perfetto, Jolteon utilizza morso e Ralts il nemico dovrebbe essere andato KO. Infatti il povero Pokémon non ha avuto chance. E coraggio, Nuzleaf, elimina... No, un altro Seedot! Oh no, ci sono due rivali. Per fortuna il nostro Pokémon è già più forte. Comunque sì, è un Pokémon che non sono mai riuscito ad ottenere nei giochi di Pokémon. Perché alla fine lo volevo, ma non sapevo mai dov'era. E se me ne accorgevo, era già troppo tardi. Perché uno non è come nel Let's Play che sta attento ad ogni Pokémon nel percorso. Perché uno va per i percorsi e arriva alle città. Senza problemi. Qui c'è un Houndoom.
Allora, forza segreta su Andur e tuono shock su Andur. Ok, cerchiamo di eliminare quel Pokémon a tutti i costi. Già con tuono shock gli dovremo infliggere pesanti danni, infatti. E adesso con Nuzleafe dovremo finirlo. Utilizza forza segreta. Siamo in una città, quindi potrebbe anche paralizzare. Avremmo dovuto colpire quell'Andur. Vabbè, non vi preoccupate, signori. È stata una svista. Il povero Jolteon ha subito un brutto colpo. A quanto pare questo guardiano è parecchio stupido a non aver colpito un Pokémon erbo, ma non fa niente. Ecco, la fortissima semitraglia, che in questo gioco è la mossa più fallimentare della storia dei Pokémon. Continuiamo con un'altra forza segreta. Perfetto, è un tuono shock su Andur. Perfetto, continuiamo così, signori, e per il guardiano ormai non è che ci siano così tante speranze. Ciao ciao, caro Pokémon. Adesso questo resta quel Seedot, il nostro Nuzleafe è salito al 21. Ottimo, nessuna mossa imparata. No, io mi preoccupo di Jolteon che non sta imparando veramente nessuna mossa. Chissà. Un'altra forza segreta non scalfisce il povero Seedot. Seedot utilizza crescita, allora a questo punto siamo troppo spaventati. L'attacco speciale sale. E a questo punto su una forza segreta è un'azione. Basta e avanza. Perfetto, a quanto pare abbiamo sconfitto il povero guardiano di Sulfuria. Pensate se ci fosse un criminale, guardate. Ci penserebbe lui a salvare la situazione, eh? Comunque, ciao ciao. Abbiamo anche avuto abbastanza esperienza e quindi abbiamo avuto la meglio su Franco, malvivente. Lo abbiamo sconfitto e atterrito. Allora, ehi ragazzo, non c'è che dire, devi essere in gamba per sconfiggere Franco, il guardiano. Questa ha mania di protagonismo, ripete ogni volta il suo nome. Fortune Telling. Un bel negozietto, a quanto pare. Lo sai, no? Sono ricomparsi i Pokémon selvatici. Franzin, l'indovino di Sulfuria, aveva già previsto il loro ritorno. Il suo presagio si è avverato incredibile. Ora sarà possibile catturare Pokémon selvatici, anche qui nella regione di Auros. Wow. Se volete il parere delle stelle su salute, denaro e carriera, venite da Francine, la fattucchiera. Ovviamente io sono Francine, venite da me se un problema dovesse perturbare la vostra felicità. Il signor Rodrigo, il governatore di questa città, ha creduto ciecamente alle mie profezie e ha cercato i Pokémon selvatici per mari e monti. E le sue ricerche non sono state vane. Pare che abbia trovato numerose zone abitate da Pokémon selvatici. Capisco, Francine. Francine è una malata di mente. Ma guarda questa musica, è veramente troppo orecchiabile. Entriamo in questa piccola casetta. Oh mio Dio. Io sono il commissario di Sulfuria, mi chiamo Massimo della Pena. Oddio, sembra una di quelle barzellette, no, moderne, come ad esempio l'elettricista giapponese lampadario. Comunque, sei un allenatore in viaggio? Nella nostra città è tornata la tranquillità, ma ci sono ancora parecchi dai pistelli che si aggirano. Ci danno un grande affare con i loro schiamazzi. Molti non aspettano altro che attaccare briga con qualcuno, stai all'allerta mentre sei in giro. No problem. Ma io mi chiedo, ma non dovremmo anche inseguire quelli là? Quelli là che abbiamo visto all'entrata? Boh, dopo. Accidenti, mi hanno coinvolto in una rissa di strada. Se non riesce ad uscire di qui al più presto... ragazzino, chi sei? Quell'affare che è sul braccio? Non può essere! Niente, levati di torno. Chi sarà mai? E che cosa vuole da noi? Andiamo un po' qui a destra. Ci sta un altro malvivente. La porta è chiusa a chiave. Ehi tu, parla con noi. È stato un tipaccio della testa pelata a farmi sti bernoccoli. Ammetto di essere stato io a provocarlo, ma lui mi ha colpito per primo. Fatemi uscire! Sì, non ti preoccupare. In Italia ti avrebbero fatto uscire subito, comunque. Iperpozione, perfetto. Allora, a questo punto usciamo dal commissariato e andiamo a parlare anche con quest'altra bella signora. Vediamo un po' che cosa vorrà. Questa è Sulfuria, città famosa per essere la sede dell'OMS. Anche tu sei qui per visitare l'OMS, vero? Te lo leggo negli occhi, vieni da gente da tutte le parti a farci visita. La sede dell'OMS è situata accanto al mulino a vento, lo troverai senza problemi. Entriamo in quest'altro piccolo palazzo. Vediamo, signori, che cosa incontreremo. Ehi tu, ragazzino, non hai mai visto un Pokémon selvatico? Non vedo l'ora di incontrarne uno. Ma sarà vero, signori? Ma la cosa veramente mi puzza. E comunque c'era quello sulla scrivania con cui non abbiamo parlato. Bene bene, guarda un po' chi abbiamo qui. I nostri Rimba e Bito. Siete in cerca di guai? Guai? Chi noi? Neppure per sogno. Siamo qui
po' di compiti oggi. Chi volete prendere in giro? Li conosco i lazzaroni come voi io. Lo so che avete in mente qualcosa. No, signor assistente, sul serio, siamo due persone nuove. Non siamo più due mascalzoni di prima, signore. No, 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 carini, con me non funziona, non farò finta di niente lasciandovi qui per strada a fare bulletti. Sei testardo, pieni piatti, dai, cambiamo aria, Rimba, questo signore non si fida di noi. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, a quanto pare. Allora, rientriamo un attimo che c'era quel signore lì, magari ci potrebbe dire qualcosa di importante. Più che altro non parliamo con i ragazzini. Rodrigo è il governatore di Sulfur ed è responsabile dell'arena della nostra città. Di recente però hanno stato tutto nelle mani del suo braccio destro, Silvestro. Infatti ora Rodrigo è impegnato nella ricerca dei Pokémon selvatici, ci aspettiamo grandi cose da lui. Wow, capisco. Quindi è un evento importante, beh in effetti questa era l'unica regione in cui non si potevano avere, quindi dei risvolti ci dovrebbero essere.